Buongiorno e benvenuti in un nuovo Wotitene Day barra vlog. Oggi è domenica 17. Da come avete, anzi, ancora non vedete perché questa è l'intro, perché io di solito faccio i biscotti la sera prima per la mattina, infatti adesso stanno cuocendo in forno, ma voi vedrete tutto dopo. All'inizio devo fare una dose solo per me. La mia dose standard è 65/70 grammi di fiocchi, qualsiasi sono che avete, poi 100-110 ml di albume, 10/20 ml di latte e poi vabbè 25 di gocce e 5/6 grammi di cocco. Io che ho fatto? Io all'inizio, come avete visto dal video, ho fatto 60/65 di fiocchi, poi mettendo l'albume ho visto che comunque dovevo smaltirlo perché comunque stava aperto già da 3 giorni, quindi dovevo consumarlo. Ecco, ho messo tutto l'albume ed era comunque 2,50. Quindi ho iniziato ad aggiungere man mano la farina. E poi vabbè, alla fine, quando ho concluso il video, mi sono resa conto che comunque le gocce di cioccolato erano poche, quindi ho aggiunto gocce di cioccolato. Però alla fine la ricetta standard è quella che vi ho detto prima. Il procedimento però è lo stesso. Quindi ho deciso di fare un bel po' di biscotti, che poi alla fine è uscita una teglia, uscirà una teglia e una metà. Infatti sto aspettando che questi cuociono e mangio e poi inizio a cuocere gli altri, perché comunque presto, sono le 8:30, poi oggi è domenica, quindi è giorno di festa. Vabbè, io da come vi ho sempre detto, domenica giornata relax, tra virgolette, e pasti liberi. Infatti non conterò i macros, proprio la domenica non li conto e raga, tranquilli perché non succede niente. Scusatemi sempre le condizioni, io comunque ho preso già omega 3 prima della colazione. Tra 10 minuti penso che sono pronti. Io vi ho detto pure che vi ho fatto vedere il forno a quanti gradi e tutto, però voi comunque non è che li lasciate lì 20 minuti, perché può essere pure 15 minuti, a volte dipende anche dal forno, quindi appena vedete che si stanno dorando prendete e spegnete il forno. Quindi io nel frattempo aspetto e infatti mi faccio un gioco sul telefono. Poi dopo mangio, vi faccio sapere anche cosa ne pensate dei nuovi fiocchi gusto cappuccino DMG. Allora, devo dire la verità che quando la prima volta che acquistai i fiocchi DMG gusto cookies, presi su Wall Supplement, quindi li trovate lì, presi giù, trovate qua, ci scondo e tutto, aprì la busta dei cookie, gusto cookie, profumavano tantissimo di plasmon. Sono sincera, questi invece non sanno di niente, sento giusto un aroma di un caffè lontano, però vabbè. Il tempo fuori è bruttissimo, veramente brutto, brutto, brutto. Quindi aspetto che qua nel frattempo gioco un po' col telefono, che non so che fare con questi 15 minuti. E poi vabbè, imparecchiamo, se... Apparecchiamo tutto, mangiamo e vediamo un po' come sono questi nuovi fiocchi e poi dopo vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto ieri, perché ieri sono stata al centro commerciale. Questi sono gli altri biscotti, eccoli qui, faranno giusto uno a testa. Bellini. Eccoci qui con la colazione, questi sono i biscotti pronti. Eccoli qua. Assaggiamo così vi faccio sapere.
olio. Le ultime fiocche erano quella della BPR, gusto limone. Questi sono un pochino più spessi, più doppi, pure più grandi. E poi è buono, non si sente tanto il sapore del cappuccino, però a me con i fiocchi di MG o questi biscotti qua vengono da Dio, mi piacciono troppo. E infatti l'ho riacquistato di nuovo questo marchio perché mi sono trovata bene, proverò anche gli altri perché anche se non si sente molto di cappuccino, forse perché con le gocce di cioccolato, invece cookies era molto buono, quindi è un mio. Sinceramente, se sono i primi fiocchi vi consiglio questo cookies, altrimenti potete provare pure gli altri. Comunque vi consiglio di farli meno spessi, perché se li fate meno spessi, cioè non belli cicciotti, poi in base ai gusti, così vi vengono morbidi. Se li fate più sottili, vi vengono più croccanti, sono molto molto buoni. Quindi adesso finisco di fare colazione e noi ci vediamo dopo. Eccomi qui, io mi sono preparata, non so se sentite come piove. Cioè, mi sono solo vestita. Poi vi faccio vedere tutto, adesso mi devo truccare, cioè guardate qui, oh. Che occhiali che tengo. Quindi adesso mi trucco, farò un trucco molto leggero, sui toni del tipo rosino, perché voglio mettere la tinta rosa, dove vi faccio vedere anche qual è, mi chiedete sempre in qualsiasi video: Giulia, che tinta indossi? Ragazzi, qualsiasi tinta che vedete sono tutte le tinte di Sephora. Io mi trovo troppo 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 bene, quindi adesso io mi trucco perché già sono le 9:30, per le 10 pronta. Spero, sì, per le 10 pronta, che vi devo registrare il video haul, cioè qui io ve lo faccio vedere. E anche un po' ieri sono andata all'Ocean, quindi vi faccio vedere cosa ho acquistato. E poi dopo stacco qui e registro anche il video guida agli acquisti sul supplement. Adesso ho provato un po' di cose, quindi posso farlo. Quindi corro a prepararmi. E qui io mi sono anche truccato, ho fatto un trucco molto 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 semplice. Io la amo, è troppo troppo bella. È questa qui, oh, di Sephora, numero 13. Troppo 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 bella. Quindi adesso io finisco di riordinare qui, oh. Devo dare le palette tutte bucate. Di riordinare qui, oh, e poi mi sistemo in postazione, c'è fuori diluvia. Mi sistemo in postazione e vi faccio vedere tutto. Eccoci qui, vi faccio vedere prima la spesa. Allora, all'Ocean ho preso questa tagliata di petto di pollo. Questa qui è dell'Aia, sinceramente stava anche quella lì di tacchino, però io ho preferito, anzi, mo vi allontano giusto un po', ok, però ho preferito prendere questa qui di petto di pollo perché sinceramente già l'avevo provata, quindi visto che costa 3 euro sono da molto sicura, perché sinceramente a volte ne ho proprio voglia proprio di cambiare per non mangiare sempre tacchino, petto di pollo, tacchino, salmone, pesce, mi va anche se è sempre petto di pollo, però è fatto in modo diverso, quindi mi va. Poi ho preso un pochino di yogurt, allora questo della Froio che stava in offerta a 90 centesimi, gusto stracciatella. Poi ho preso questo qui normale dell'Olympus, questo qui greco. E poi ho preso un altro al cocco, questi sono sempre quelli lì, come si chiama, yogurt greco, però questi hanno 1,3 grammi di grassi, niente. E ho voluto prendere cocco perché voglio fare una videoricetta. Poi ho preso marchio Ocean questi gnocchi alla zucca con patate fresche, eccoli qui, oh. Sinceramente i valori niente male, ah, niente male, hanno per 100 grammi 123 calorie, 0,7 grammi di grassi, 25 grammi di carboidrati, 2 grammi di fibre, 3,5 grammi di proteine, 1,3 di sale. Sinceramente buoni e li ho presi. Poi, oh, vabbè, ho preso anche altre cose che non vi posso far vedere perché mi servono per un video. Poi ho preso questo risotto zafferano e porcini della Kenor, pronto in 15 minuti. Sinceramente, volevo provarlo, ho detto prendiamolo, ma a volte per fare quella cosa molto molto veloce. E questo qui è pronto in 15 minuti, 100% riso italiano, vegetariano, due porzioni, vabbè. Questo è solo per me, eccola qua. Vediamo un po' come sono. Poi ho voluto prendere io cereali, questi qui della Nestlé, i Cookie Crisp. Questi sono buonissimi e li ho presi. Poi ho preso due pacchi di pan bauletto. Questo della Mulino Bianco, pan bauletto, cereale soia. E poi ho preso quest'altro qui, pan bauletto di granduro.
Quindi questa è stata la mia mini mini spesa. Adesso riordino. Invece ieri, sempre ieri, sono stata, vabbè, al centro commerciale come detto, sono andata da Coinfort, cioè guardate qui quanto è bello. È un pinguino, praticamente è un fermaporta, però io lo utilizzerò, sto facendo la postazione per Natale, per i video di Natale, quindi mi serviva l'ultima cosa, volevo prendere un terzo cuscino, solo che sinceramente non mi ispiravano e poi spendere 20-25 euro per un cuscino, sinceramente raga, anche no. E quindi ho visto questo da Coinfort, pagato 8 euro e mi sono innamorata, da mettere sul lettino così, cioè è troppo troppo bello. Quindi questa sarà la nostra mascotte di Natale, ormai in qualsiasi mio video c'è la mascotte. Poi sono stata da Love, eccolo qui, e ho voluto prendere questo maglioncino rosso, non è proprio rosso, è un po' anche un misto di arancione, è fatto così, ha il colletto così, lungo, e poi sui polsini c'ha questi bottoni con i risvoltini, abbastanza lungo. Io ho preso la taglia SM e l'ho pagato 10,99 euro. È fatto proprio bene, bello caldo caldo a costine, molto molto bello, infatti mi sono innamorata. Poi sono stata da Piazza Italia, ecco la busta. Sinceramente prima non mi piaceva quello che aveva Piazza Italia, ma ultimamente sì, poi stava scontato, sono andata nel reparto un po' ultime rimanenze e ho trovato questo pantalone, scusatemi, ok, questo jeans che è l'unico che posso farvi vedere indossato perché già ho la clip che vi lascio. Allora, è uguale al modello di Bershka che io tengo, quello lì militare, pagato 25 euro, cioè raga, e si è allargato, infatti questo mi va abbastanza bene. C'ha questa cintura in vita, è proprio uguale, cioè è fatto proprio uguale, questa cintura, stretto, cioè è un po' larghetto qui, però a me va stretto, e poi sotto è largo, però con un risvoltino va benissimo, è fatto veramente bene. Ho preso una taglia 44, sinceramente anche una 42, se c'era una 42 meglio ancora, solo che non c'è, quindi mi sono accontentata, mi stava comunque bene. Eccolo qui, prezzava 19,95 euro, ma io l'ho pagato 15 euro, sì 15 euro l'ho pagato, molto molto bello, bello stare vedendo indossato. E poi sono andata anche da Wygon. Ho notato una cosa di Wygon, allora a parte che ha alzato i prezzi e poi ha portato collezioni che sono belle, però secondo me tutti quei soldini non ne vale proprio la pena spenderli, a parte che ha copiato anche altri brand, ma vabbè, non fa niente, lasciamo stare. C'erano tantissime cose in offerta, però arrivati alla cassa c'era tipo un cartello con scritto che lo sconto, tutto ciò che era comunque scontato, valeva solo per chi aveva la card. Mo dico io, no? Se io sono comunque, che non so, una persona che entra, no? Dice, oddio, questa cifra sta, ad esempio, 5 euro, mo vado, me la prendo, tanto la pago 5 euro, in cassa devi per forza farti la card, altrimenti la paghi a prezzo pieno. Cioè, sta cosa non lo so, fatemi sapere voi che ne pensate, secondo me è un po' assurda. Quindi ho fatto la card che non funziona come prima, che ti dà proprio la tessera, ma va tramite il tuo numero di telefono, quindi vai in cassa, dici ho la tessera e gli dai il numero di telefono. Beh, comunque ho preso questo colore insieme a mia sorella, io appena l'ho visto mi sono innamorata, di solito non amo i gloss, però questo è un, si chiama proprio Lumi Matte Cream Lipstick. Eccolo qui, oh. Numero 311, spero che sta mettendo a fuoco, ed è fatto così, oh. Sinceramente ha copiato un po' il Pack Huda, ma vabbè, è fatto così, oh. Non ve lo apro, comunque è un bel marroncino, sinceramente tra tutti è l'unico più bello, è un marroncino lucido, cioè è spettacolare, è veramente bello, poi quando lo indosserò ve lo farò vedere in qualche vlog sicuramente. E l'ho pagato 5,99 euro invece di 9 euro. Poi, sinceramente, 9 euro non ce li spendevo. Poi sono andata da Project, che sapete che Project 2.3 è un negozio prettamente maschile, ma chi se ne frega. Ho preso una semplice maglietta bianca. Eccola qui, oh.
È lunga, 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 lunga. Pagata, ho preso una S pagata 5,99 euro. Ho preso questa maglia bianca perché ultimamente, no, ultimamente, mettendo i leggings per la scuola, metto una felpa sopra. Non mi piace che comunque rimane troppo scoperto sotto, e quindi metto sempre una maglietta. Di solito io uso le magliette basic di H&M, solo che H&M, di quelle là lunghe che costano 8 euro, fa solo le colorazioni nere, grigie, nera, grigia, comunque tutti i colori tranne bianca. Quindi ho pensato, vado da questo, mi prendo la bianca, perché ho la nera lunga, la verde lunga, la grigia lunga, ma non mi mancava una bianca. Ho tantissime maglie bianche, però non sono lunghe. E poi io le uso tanto, infatti ultimamente pure di solito metto la canottiera, però ultimamente sto mettendo proprio la mezzemanica, così che esce un po' fuori e mi piace. E nulla, quindi questo è stato il mio shopping. Io tra poco, non ho l'orologio perché sta caricando, oggi tutto scarico, mentre stavo registrando questa parte si è scaricata la videocamera, un macello. Quindi io adesso, infatti volevo registrare pure il video degli acquisti di Old Supplement, ma lo farò stasera perché adesso devo andare via. Ho preparato anche la borsa, ho portato l'omega 3, ho portato l'acqua grande, perché praticamente vi ho fatto vedere sulle storie di Instagram, e mi raccomando seguitemi, che ho acquistato proprio la bottiglia, cioè tipo, come devo dire, tipo la bottiglia di plastica grande di 2 litri, da 2 litri, e, cioè plastica rigida, quella là che si lava su Prozis, così da riempirla con le bottiglie di vetro naturali. Infatti ho acquistato le bottiglie naturali così da diminuire la plastica, e sinceramente mi sto trovando bene, quindi ho portato quella grande a prezzo da 2 litri tutta la giornata, visto che sto fuori casa, e poi anche un'altra piccola, sempre di Prozis, tipo che è 500 ml, così che riempio e bevo. Mi trovo bene, alla fine diventa un'abitudine, pure a scuola faccio così, quindi bene, sono la pazza della situazione, ma raga, veramente io ho pensato, inizio prima dalle bottiglie di plastica perché consumo troppa, troppa, troppa plastica, soprattutto le bottiglie di plastica, e quindi adoro, salviamo l'ambiente, raga, veramente. E niente, quindi io finisco di parlare perché io mi metto qui e parlo, 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 quindi posso pure sedere in una posizione abbastanza comoda, quindi evito, altrimenti faccio una testa così. E niente, quindi io ho preparato tutto, mi porto anche il computer dai miei nonni, così mi metto ad editare. Niente, il pomeriggio è tranquillo. Si ritorna di nuovo a registrare col telefono solo perché mi scocciavo di riprendere la fotocamera e levare il tappo, mi scocciavo, già avevo posato tutto. Allora, questo è il mio outfit, una bella felpona. Ah, mi la adoro troppo questa qui. Maglietta, jeans, cintura, questa qui è di H&M, e sotto solite scarpe, queste qui dell'Adidas. Vamos, dalla nonna, uguale, vamos a mangiare. Comunque, devo dire la verità che giusto due cose, computer, borsa con l'acqua, zaino con la videocamera prolunga, cioè le mie condizioni della domenica sono sempre queste. Thank you.
Eccomi qui a pancia piena, però siamo solo al primo, vi ho fatto dell'antipasto, mamma ha fatto quella torta con la crescenza, broccoli, che ci ha messo pancetta e carote, molto molto buona, veramente molto buona. Poi vabbè, il primo gnocchi fatto in casa con la mozzarella di bufala. E poi vi faccio vedere anche il secondo, però adesso mi metto un po' a letto, visto che abbiamo preso un po' una pausa. Però penso proprio che lo farò stasera a casa, perché non ho voglia. Una volta che hai messo piede a letto non ti alzi più, è vera sta cosa. Quindi passerò un po' il pomeriggio così io, e più tardi mi occuperò di editare. Concluderò il vlog e editerò. Ma pure a voi vi fa che quando mangiate vi addormentate e poi mi svegliate con la fame? Io sì. Stai a letto e la mano ti porta al Kinder cereali, cioè no vabbè, adoro. Già le 6:20, quindi è arrivata l'ora della merenda. Era da una vita che non lo mangiavo il Kinder cereali. Qui io concludo il vlog così, sto editando questo video qua, quindi visto che tra poco andrò a casa, è il tempo di comunque di organizzarmi le cose per domani, andare a letto, quindi è anche inutile continuare. Io spero che comunque questo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando un pollice in su, se vi va iscrivetevi al canale, mi raccomando seguitemi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!